sabato a Bologna contro il Brasile. In tribuna qui allo Stadio Flaminio c'è Azeglio Vicini, commissario tecnico della Nazionale Azzurra. Domani ci saranno le convocazioni, mentre il Brasile ha già convocato i suoi uomini che giocheranno l'amichevole di lusso di Bologna. Ci sono alcuni giocatori che militano nel campionato italiano, compresi i due brasiliani del Napoli, cioè Careca e Alemão. E veniamo subito alle formazioni delle due squadre. La Roma schiererà Cervone, Pellegrini, Nela, Manfredonia, Bertold, Comi, Desideri, Di Mauro, Feller, Giannini e Rizzitelli. In panchina a disposizione Tancredi, Conti, Impallomeni, Baldieri e Cucciari. Ecco la formazione della Roma, che ha due giocatori indisponibili per squalifica, vale a dire Gerolin, che viene sostituito da Pellegrini nel ruolo di difensore, e Tempestilli, diciamo anche che Tempestilli può essere sostituito da Pellegrini soprattutto nella maglia, anche se poi i compiti che verranno assegnati in campo sono ancora tutti da vedere. Ed ecco la formazione del Napoli, che schiera Giuliani, Ferrara, Francini, Crippa, Alemão, Baroni, Fusi, De Napoli, Careca, Maradona e Carnevale. È la stessa formazione che domenica scorsa ha battuto il Milan per 3-0. Confermata dunque l'indisponibilità di Renica, il ruolo di libero dovrebbe essere coperto ancora da Baroni, che è un ex, con Fusi a centrocampo davanti alla difesa. Queste le indiscrezioni o anticipazioni che sono apparse alla vigilia. Napoli primo in classifica, imbattuto, ma in Serie A imbattuto anche il Bologna, che invece si trova in sesta posizione. Napoli con 12 punti maturati attraverso 5 vittorie, 2 pareggi e appunto nessuna sconfitta, davanti all'Inter che ha 11 punti, Juventus, Sampdoria e Roma con 10 punti. La partita è diretta dall'arbitro di Bergamo, Magni, con la collaborazione dei guardaline Ranghetti e Schiavonna. Circa 28.000 spettatori sono presenti allo stadio Flaminio, forse anche qualcosa in meno. Circa 2.000 napoletani sono sistemati nella tribuna Tevere, cioè la tribuna di fronte a quella centrale, alla sinistra rispetto alla tribuna centrale appunto. Stanno per entrare le squadre in campo, ecco che sbucano dal boccaporto degli spogliatoi. E abbiamo intravisto anche una coreografia preparata dalla curva sud dei tifosi della Roma, con coriandoli e sventolio di bandiere per accogliere l'ingresso delle squadre in campo. Roma in completa tenuta rossa, divisa che è ormai quella tradizionale da una decina di anni. Ancora non è sbucato il Napoli. La partita viene trasmessa in diretta anche per gli sportivi del Nord America, che ogni domenica seguono via satellite l'incontro principale della giornata del campionato di Serie A. Salutiamo dunque anche gli sportivi del Nord America che da questo momento sono in diretta e seguono appunto in diretta via satellite l'incontro principale di questa ottava giornata, Roma-Napoli. Ecco le squadre che stanno facendo il loro ingresso in campo. Vediamo Diego Armando Maradona, che ha in programma nei prossimi giorni le nozze, si porterà di nuovo in Argentina approfittando della pausa del campionato, con un jet che porterà in Argentina Maradona e i suoi invitati per le nozze. Incontro dunque fra Roma e Napoli, dirige Magni di Bergamo con la collaborazione dei guardaline Ranghetti e Schiavon. Ricordiamo ancora le formazioni della squadra.
La Roma gioca con Cervone, Pellegrini, Nela, Manfredonia, Bertold, Comi, Desideri, Di Mauro, Feller, Giannini e Rizzitelli. Indisponibili per squalifiche Gerolin e Tempestilli, che vengono sostituiti da Di Mauro e Pellegrini. Ecco la sovraimpressione della formazione della Roma. Il Napoli gioca invece con Giuliani, Ferrara, Francini, Crippa, Alemão, Baroni, Fusi, De Napoli, Careca, Maradona e Carnevale. Bigon ha confermato lo schieramento che domenica scorsa ha battuto il Milan 3-0. Le due squadre sono reduci da un opposto 3-0. Il Napoli ha vinto 3-0 sul Milan. La Roma ha perso 3-0 contro l'Inter, perdendo il primato e l'imbattibilità. In panchina a disposizione di Gigi Radice ci sono Tancredi, Conti, Impallomeni, Baldieri e Cucciari. A disposizione di Albertino Bigon ci sono per il Napoli in panchina Di Fusco, Corradini, Tarantino, Mauro e Zola. Nel primo tempo il Napoli, maglia azzurra, pantaloncini bianchi, giocherà alla destra dei vostri schermi. Nella Roma ci sono due stranieri, i tedeschi Bertold e Feller. La Roma è una delle poche squadre che non ha ancora il terzo straniero. Il mercato in Italia si riapre il 9 ottobre, e quindi c'è la possibilità da domani di acquistare anche altri giocatori. È cominciata la partita. Desideri conquista la palla servendo in profondità Feller. Feller viene fermato da Ferrara, palla perso Maradona, e vediamo che su Maradona c'è Stefano Pellegrini. Vediamo Manfredonia su Careca, Pellegrini su Maradona e Bertold su Carnevale. Questo è lo schieramento stabilito da Gigi Radice, mentre Ferrara è su Feller e Francini è su Rizzitelli. Subito chiari gli schieramenti difensivi delle due squadre. La Roma è tornata alla marcatura uomo, mentre c'è un intervento dell'arbitro che ha fischiato una punizione contro la Roma per il fallo di Bertold su Carnevale. Entra il dottor Bianciardi, sanitari della panchina del Napoli, per appurare le condizioni di Andrea Carnevale. Ancora a terra. Il primo scontro della partita è avvenuto dopo un minuto. Ricordiamo che stiamo trasmettendo in telecronaca diretta dallo stadio Flaminio di Roma, telecronaca a beneficio delle zone di Roma e Napoli, Lazio e Campania, nonché degli sportivi del Nord America. Stavamo osservando gli schieramenti. Ferrara su Feller, Francini su Rizzitelli, Manfredonia diventa stopper su Careca, Tempestilli gioca su Pellegrini gioca su Maradona, era la marcatura più attesa, e Bertold su Carnevale. Intervento ancora dell'arbitro Magni, c'è stato un intervento scorretto ai danni di Lionello Manfredonia, partita che è cominciata con qualche asprezza. Batte Desideri la punizione verso Rizzitelli, lo ferma Francini in fallo laterale. La rimessa in gioco è di Bertold verso Rizzitelli, Giannini, Desideri. Malinteso con Bertold, viene lanciato in contropiede Carnevale. Scatta il centro Careca, Carnevale viene fermato momentaneamente dal recupero di Bertold e poi c'è un tiro di Crippa rimpallato che finisce in fallo laterale. Rimessa in gioco del Napoli sulla tre quarti in zona di attacco della squadra napoletana ed è Crippa che effettua la rimessa. Cerca di servire Maradona. Va al cross Maradona con palla che però gli finisce oltre la linea di fondo. Questa azione dopo tre minuti di gioco, il punteggio è sempre di 0-0 al Flaminio fra Roma e Napoli.
Daniela Giannini. Comi. Pellegrini. Rizzitelli. Lo affianca Bertold, Rizzitelli cerca di eludere la guardia di Francini, recupera la palla però Fusi, scambia con Carnevale, poi non gli riesce invece un altro scambio con Maradona, la palla finisce in fallo laterale. Rimessa in gioco napoletana. Ancora Crippa. Gioca sulla fascia sinistra Crippa come centrocampista, mentre sulla destra c'è De Napoli. Maradona libera proprio Crippa, il cross al centro intercettato da Comi, insegue la palla Nando De Napoli, si sgancia Alemão, viene servito Careca, triangolazione dei due brasiliani verso Alemão, ha intercettato però la difesa della Roma, quindi dopo l'intervento di Comi quello di Manfredonia, intercetta De Napoli ma è sbagliato il passaggio di De Napoli, la palla è raccolta da Giannini che mette in azione Desideri. Scattano Feller e Rizzitelli, Desideri aspetta, serve Rizzitelli che non aggancia. Ha rinviato Ferrara, quindi De Napoli adesso controlla la palla e mette in movimento Francini, che fa girare la palla nella zona di Crippa. Maradona. Carnevale. Fusi. De Napoli. Careca verso Maradona, c'era un fallo di Maradona che aveva cercato di smarcarsi di Pellegrini, quindi c'è il calcio di punizione in favore della difesa romanista. 5 minuti e 15 del primo tempo, 0-0 fra Roma e Napoli. Batte Comi il calcio di punizione, serve verso la destra dove c'è Feller, Di Mauro, Bertold, si libera bene Bertold, si era smarcato Desideri, ecco che viene servito proprio Desideri, il tiro fuori, la conclusione di Stefano Desideri, 5 minuti e 40 secondi, l'azione migliore creata dalla Roma in questo scorcio iniziale, rivediamo, è stato bravo Bertold a smarcarsi, cerca di servire al centro, Rizzitelli fa proseguire verso Desideri, controlla con il corpo, poi va al tiro, finisce fuori. Immagini che tornano dal vivo per vedere Giuliani che si accinge alla rimessa in gioco, lunga verso Carnevale, salta a vuoto Bertold, Carnevale va via, di fronte a lui c'era Pellegrini, poi è rinvenuto ancora Bertold che ha avuto finora un paio di buoni interventi d'anticipi, poi un paio di recuperi altrettanto validi provocati da qualche suo errore di partenza. Feller viene fermato in mezzo fra Baroni e Francini, Baroni è confermato oggi nel ruolo di libero avendo due attaccanti da marcare, Bigon ha preferito, tanto vediamo che l'azione prosegue per la regola del vantaggio e adesso c'è un calcio di punizione perché Feller viene atterrato, prima Feller è rimasto in possesso della palla, quindi l'arbitro aveva concesso il vantaggio. Bigon, avendo due soli attaccanti da marcare, cioè Feller e Rizzitelli, ha dato al terzo difensore, appunto Marco Baroni, un ex fra l'altro, il compito di libero. Già questo compito l'aveva svolto domenica nella partita contro il Milan. Fusi è a centrocampo, mentre Fusi contro lo Sporting Lisbona aveva giocato da libero, sempre in assenza del titolare Renica. Vediamo Giannini sulla palla verso Nela, il tiro viene deviato dalla barriera, Maradona ha recuperato, effettua un rilancio verso Crippa, è in anticipo Bertold su Crippa, appoggia all'indietro a Comi, Manfredonia, quindi Pellegrini, quindi Di Mauro, Feller, ancora verso Di Mauro, gli ruba la palla Fusi, ma c'è un malinteso, il passaggio di Fusi viene intercettato
dai romanisti, ma poi c'è l'intervento scorretto su Di Mauro, che aveva appunto intercettato la palla, cercava di far scattare il contropiede, e c'è il calcio di punizione già battuto dopo che Fabrizio Di Mauro si è alzato. Ecco ancora in azione Di Mauro, Rizzitelli, al centro c'è Desideri, Rizzitelli non riesce a superare, poi però ha un rimpallo favorevole, lo insegue Alemão, Rizzitelli cerca di puntare verso la linea di fondo per effettuare il traversone, ma viene fermato da Alemão e l'arbitro assegna il calcio di punizione. Una sorta di corner corto questo, c'è Giannini sulla palla, viene in avanti anche Manfredonia oltre che a Berthold, e anche Comi rimane a copertura Pellegrini. Giannini sulla palla per battere il calcio di punizione, colpo di testa di Desideri, colpo di testa di Feller, di Comi, gol! Roma in vantaggio con un gol di Antonio Comi. Nono minuto del primo tempo, ha segnato Comi di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Giannini. Vi avevo detto prima della nutrita presenza di colpitori di testa, c'erano tutti i difensori della Roma, cioè Manfredonia, Comi e Berthold, e c'erano, rivediamo l'azione, tutti gli attaccanti del Napoli. Ecco Feller, Comi ben piazzato, l'angolo, tiro molto angolato che batte Giuliani. Roma 1, Napoli 0, ha segnato Comi. C'erano tutti gli attaccanti del Napoli, buoni colpitori di testa, soprattutto Carnevale e anche Careca in copertura, proprio perché la posizione della punizione suggeriva uno sviluppo aereo della palla. Così è stato. Careca, colpo di testa di Berthold che mette fuori area. Rizzitelli lancia Giannini, sul quale c'è Alemão. Arriva in raddoppio di marcatura anche Crippa, Giannini aspetta, guadagna un calcio di punizione a favore per la spinta di Crippa. Calcio di punizione assegnato dall'arbitro Magni. Si fa sentire il pubblico di parte romanista, che in stragrande maggioranza ovviamente, data la ridottissima capienza del Flaminio. Ecco la punizione di Desideri, la palla arriva a Nera dalla parte opposta, possibilità di un altro cross, Giannini fuori, il diagonale di Giannini da ottima posizione, la palla crossata da Nela aveva smarcato. Rivediamo il lancio che arriva da destra verso Nela, il cross di Nela, è smarcato Giannini, ma tira subito, fa bene, di l'intenzione è ottima, ha tirato di prima intenzione appunto, ma il suo diagonale era troppo incrociato e finito fuori. 11 minuti e 40 secondi del primo tempo, Roma 1, Napoli 0. Carnevale, c'è un fallo su Carnevale, c'è un calcio di punizione in favore del Napoli. Vediamo Bigon che si alza dalla panchina per suggerire ordini e disposizioni tattiche. Ecco De Napoli che batte il calcio di punizione. Lo spiovente è colpito di testa da Comi, Giannini mette a terra, aspetta di vedere la posizione dei compagni, poi fa proseguire Feller. Si smarca Di Mauro e viene servito dal tedesco, avanza Di Mauro, si smarca anche Rizzitelli, Di Mauro incrocia con Desideri che punta verso il centro, poi va a un tiro, il sinistro di Desideri da fuori area è un raso terra nettamente fuori bersaglio, nessun problema per Giuliano Giuliani, la cui rimessa in gioco ha messo già in movimento Crippa. Francini, Crippa, Alemão, Maradona. Maradona libera ancora Crippa, sul quale c'è Desideri. De Napoli che agisce nella zona di Nela. Maradona ancora, arpiona la palla, serve Alemão, pressing di Giannini che convince Alemão a servire all'indietro Baroni, un rilancio un po' sbagliato, Rizzitelli prima e Di Mauro poi,
possono infatti catturare la palla. Il lancio era verso Feller, rovesciata di Fusi, aggancia ancora Giannini, nuovo pallone servito per Rizzitelli. Ancora Rizzitelli cerca inutilmente di servire Feller, poi Fusi e Ferrara completano questo disimpegno difensivo, ma Ferrara poi trasforma l'azione in una replica offensiva del Napoli, con servizio prima per Carnevale, poi per Fusi. Ecco che avanza Fusi, apre verso Maradona, il colpo di testa di Nela che anticipa alle spalle Maradona e appoggia un innocuo pallone verso Cervone. Quattordicesimo minuto del primo tempo al Flaminio, Roma 1, Napoli 0, ha segnato Comi, a fondo di Bertold. Un cross controllato da Fusi, raccolto fuori area da Rizzitelli e per Di Mauro, è sbagliato il controllo di Di Mauro, era scattato molto bene invece Nela, la palla è stata intercettata da De Napoli che ha servito Maradona, da Maradona ad Alemão. Il lancio di Alemão è controllato da Di Mauro, quindi Manfredonia interviene ottimamente su Careca. Poi c'è un secondo intervento scorretto e l'arbitro estrae il cartellino giallo dell'ammonizione. Siamo al quarto d'ora del primo tempo. Si riprende con un calcio di punizione in favore del Napoli. Punizione di De Napoli. Salta Baroni, l'arbitro ha fischiato però perché Baroni aveva commesso un fallo e infatti il gioco riprende con un calcio di punizione in favore della difesa della Roma proprio nella zona in cui si trovava Marco Baroni che saltando si era appoggiato sugli avversari. Riparte ancora la Roma con Bertold, è affiancato da Desideri, Bertold serve al centro verso Feller, colpisce di testa, palla sulla traversa. Saltato insieme a Ferrara, Feller, che aveva anche commesso un fallo probabilmente, infatti il gioco è ripreso con una punizione battuta da Giuliani che ha messo in azione Massimo Crippa. Carnevale. Lo contrasta Bertold, il rimpallo è favorevole ai romanisti, la rimessa in gioco dunque è della Roma. Rimessa in gioco di Giannini per Comi, Pellegrini. Pellegrini è scambiato con Manfredonia, ora serve Comi, ancora verso Pellegrini, attacco degli attaccanti napoletani, Manfredonia effettua il rilancio, controllato da Baroni. Scatto di Careca, Manfredonia però lo anticipa. E adesso c'è un fallo di Careca su Manfredonia e c'è il calcio di punizione. Sampdoria in vantaggio sul Verona per 1-0 negli aggiornamenti dagli altri campi di Serie A. Sampdoria 1, Verona 0. Rizzitelli. Pallone servito a Desideri sul quale è intervenuto scorrettamente Crippa. Calcio di punizione in favore della Roma ancora. Battuta rapidamente la punizione verso Giannini, sul quale però è subito arrivato Alemão. Giannini fa proseguire Di Mauro. Di Mauro si smarca, serve Manfredonia, invoca la palla Nela che si era smarcato sulla sinistra. Viene servito ancora Di Mauro, ecco che la palla perviene nella zona di Manfredonia sul quale c'è De Napoli. Cross verso Feller, si gira Feller. Poi c'è una deviazione da parte di Ferrara e di Alemão che mandano in calcio d'angolo, è il primo angolo della partita in favore della Roma.
tornano in avanti i difensori della Roma, mentre Giannini va a battere il calcio d'angolo. Palla che arriva a Comi, ma il gioco era già stato fermato perché Feller o Desideri avevano commesso qualche fallo in area, e infatti il gioco riprende con questa punizione in favore della difesa del Napoli, già battuta con lo scambio fra il portiere Giuliani e Francini. Ora Giuliani ha messo in movimento Alemão, Carnevale, Fusi, Crippa, Careca, lo ferma Manfredonia. Careca nello scatto breve era riuscito ad aggirare l'avversario, battuta già la punizione. Ferrara, Alemão, Maradona verso Alemão che va al tiro fuori, il raso terra di Alemão molto insidioso, molto radente la porta. Tiro di Alemão dopo 19 minuti e 20. Rivediamo la fase finale di questa azione sugli sviluppi di una punizione, il tiro di Alemão che ha sfiorato il palo alla destra del portiere Cervone. Eccolo inquadrato ora Cervone. Comi, ancora Cervone, un rinvio alto ma non lunghissimo, colpo di testa di Crippa, attende Berthold, controlla Di Mauro, pallone in profondità dove scatta Rizzitelli alle prese con Francini. Rizzitelli cerca di controllare la palla, non trova molta collaborazione, arriva in aiuto comunque Di Mauro, tenta l'affondo Di Mauro, si libera di Crippa, attende Pellegrini che va al cross, è un po' troppo solo in area Feller, anticipo di Manfredonia a beneficio di Giannini, quindi Rizzitelli. Feller si allarga l'azione verso Nela che non aggancia e quindi consente il recupero di De Napoli, che può mandare in fallo laterale, ma sfuma per Nela la possibilità di un cross rapido. La rimessa in gioco è di Nela verso Feller, ancora a Nela, ecco il cross che parte, il colpo di testa di Alemão, attende Berthold, controlla servendo Manfredoni, all'indietro per Comi, quindi palla girata sulla destra per Pellegrini, tenta lo scambio breve con Di Mauro che vince un tackle con Alemão. Di Mauro va al servizio verso Rizzitelli, quindi a Desideri il tiro ribattuto, riprende Feller, cross di Feller, Rizzitelli da buona posizione tira, palla salvata sulla linea da Fusi. Rizzitelli ha tirato, intanto l'azione prosegue con Berthold, il cross di Berthold lungo, attende Nela, controlla, va al tiro, para Giuliani e si esaurisce questa pericolosa azione della Roma che ha sfiorato il raddoppio con Rizzitelli, il cui tiro un po' debole è stato salvato sulla linea da Fusi. C'è un fallo su Crippa e c'è un calcio di punizione in favore del Napoli. Ha battuto la punizione Maradona, Careca. Pellegrini lo ferma in fallo laterale, rimesso in gioco di Careca per Maradona. Fermato da Desideri, ma la palla è raccolta da Alemão, quindi Ferrara, ribattuto il tiro di Ferrara, riprende Fusi, Baroni, De Napoli, Ferrara, Baroni va al tiro, alta la conclusione di sinistro di Marco Baroni. Il tiro di Baroni dopo 22 minuti 25 secondi nel corso del primo tempo al Flaminio, sempre Roma 1 Napoli 0, gol di Comi al nono minuto di testa. Sulla rimessa in gioco di Comi attende Rizzitelli, alle prese sempre con Francini. Rizzitelli, copertura indietro di Crippa e quindi un fallo dello stesso Rizzitelli su Crippa e un calcio di punizione in favore del Napoli. Alemão, gli va vicino Baroni, Alemão serve infatti il libero, quindi ancora
il brasiliano, da Alemão verso Ferrara. In Serie B il Torino in vantaggio a Cosenza, Torino 1, Cosenza 0. In azione De Napoli, c'era Ferrara libero, De Napoli ha ritardato l'azione, poi ora ha servito Alemão, lo ferma Giannini con un intervento in tackle scorretto che origina questo calcio di punizione in favore del Napoli. Vediamo Maradona che sistema la palla, dietro c'è Baroni, anche lui è un buon tiratore. Baroni tira di sinistro, una posizione in cui possono calciare indifferentemente i mancini e i destri. Alemão può tirare di destro, ma Alemão e Baroni sono al fianco di Maradona, mentre Baroni tira direttamente Maradona alto. C'erano tre ipotesi di schema: un tiro diretto di Maradona, così come è stato, un'apertura per un tiro di sinistro di Baroni o per un tiro di destro di Alemão. Da Di Mauro a Giannini, Bertold, Comi, evitato l'intervento di Carnevale, servito indietro Cervone, va al rinvio lungo, colpo di testa di Alemão, Maradona subentra nell'azione Careca, Carnevale, Careca, bello scambio fra le due punte del Napoli, Careca fermato da Pellegrini, quindi Di Mauro serve all'indietro, si lamenta e protesta Careca che invocava una concessione di un calcio di punizione che l'arbitro invece non gli ha dato. Rizzitelli ha messo in movimento Di Mauro, quindi Desideri cerca di liberarsi di Fusi che lo sgomita un po', i due poi hanno una reazione un po' nervosetta e accorre prontamente giustamente Magni. Genoa in vantaggio a Udine, Udinese 0, Genoa 1. In azione vediamo Pellegrini che ha servito Bertold, quindi Feller, combinazione dei due tedeschi, Feller ha un controllo difettoso, ne approfitta Carnevale che era corso in difesa, quindi c'è una punizione su Maradona, spinto da Pellegrini e c'è il calcio di punizione in favore del Napoli. Alemão. Fusi, Maradona, Careca al rinvio, Manfredonia molto lungo nella zona dove controlla Baroni che fa proseguire verso Giuliani. Rizzitelli gioca più arretrato rispetto a Feller che in alcune circostanze dà la sensazione di essere estremamente isolato. Crippa, Carnevale, Careca. Ancora il passaggio di ritorno intercettato da Manfredonia, poi però il suo lancio non è raccolto da Di Mauro perché c'è in anticipo Alemão. Ha raddoppiato il Genoa Udine, Udinese 0, Genoa 2. Ferrara va al cross verso Carnevale, colpo di testa di Francini, controlla con calma Desideri, quindi Giannini ha messo in azione Bertold. Giannini si è smarcato Nela, lo vede Giannini, serve lungo l'out sinistro il terzino. Di Mauro, ancora a far proseguire Nela, il cross, il colpo di testa da parte di Crippa, quindi Carnevale, Maradona, Carnevale, c'è un fallo di mano di Carnevale, prontamente notato dall'arbitro. ...27 minuti e mezzo del primo tempo, sempre Roma 1, Napoli 0, gol di Comi al nono minuto. Giannini ha battuto la punizione verso Feller, non filtra il pallone di Feller, Maradona, Fusi, Careca. Lo ferma Manfredoni, arriva però nell'azione Carnevale. C'è un fallo su Carnevale da parte di Bertold e poi c'è un accenno di reazione di Carnevale e uno anche da parte di Giannini. Si sviluppa una mischia
e l'arbitro dovrà intervenire perché i giocatori sono estremamente nervosi. E farà bene l'arbitro a ammonire qualche giocatore perché la partita rischia di degenerare, una partita che è corretta dal punto di vista degli interventi, ma sono più dopo le reazioni stizzose, nervose, quelle che stanno infiammando la partita. Non tanto i falli di gioco, la partita è corretta sotto quell'aspetto. Calcio di punizione in favore del Napoli, vediamo De Napoli sulla palla per battere la punizione. Colpisce Ferrara ed è sua l'unica deviazione, quindi rimessa dal fondo dopo il colpo di testa di Ciro Ferrara. La rimessa di Comi, attende Crippa, salta Rizzitelli e gira bene di testa, colpisce di testa però Maradona, sul quale c'è un intervento di Pellegrini che origina questo calcio di punizione in favore del Napoli, proprio sulla linea di centrocampo dove è stato colpito Maradona. Crippa ha battuto la punizione, ha allargato per De Napoli, affiancato da Ferrara. Alemão, Maradona, Ferrara è affiancato da Fusi. Ferrara mette al centro verso Careca. Maradona ribatte Pellegrini il tiro, poi la conclusione di Crippa, alta, tiro di Crippa dopo mezz'ora esatta del primo tempo al Flaminio. Roma 1, Napoli 0. Ancora il rinvio di Comi, salta Alemão, poi Francini che forse ha un mezzo gioco pericoloso ai danni di Föller. Comunque l'arbitro fa proseguire. Ferrara, anticipo da parte di Pellegrini, quindi Nela, Pellegrini, Desideri, attaccato da Carnevale. Desideri si difende bene con un tackle robusto, poi c'è un fallo su Giannini. Fallo di Carnevale su Giannini, dopo che Desideri aveva vinto un paio di tackle molto robusti ed aveva servito proprio il capitano giallorosso. Si riprende con un calcio di punizione in favore della Roma. Giannini, Comi, si è allargato Di Mauro sulla fascia destra, Comi attaccato da Careca, cerca un lancio in profondità verso Rizzitelli, la palla però è sbagliata come misura, finisce in fallo laterale, rimessa in gioco di Francini per Alemão, Föller gli ruba la palla, poi cerca di servire, ci riesce Giannini, fuori gioco di Giannini però. Feller aveva rubato la palla da Alemão, poi ha servito Giannini in fuorigioco. Battuto il calcio di punizione per l'offside, Rizzitelli alle prese con Crippa che da terra poi commette fallo su Rizzitelli. Battuta la punizione da Desideri, Feller. Sbagliato il passaggio verso Giannini, recupera dietro lo stesso Giannini con la collaborazione di Desideri. Ecco ancora Desideri che ha scambiato con Bertold, quindi serve Rizzitelli. Ancora da Rizzitelli verso Desideri. Di Mauro. Di Mauro resiste un paio di cariche, si libera, poi viene fermato da Baroni in terza battuta. Servizio per Maradona che lancia ancora Baroni. Quindi all'indietro per De Napoli. Aggancia Di Mauro. Intanto a Cosenza, il Cosenza ha pareggiato sul Torino. Cosenza e Torino 1-1. C'è un fallo su Carnevale, c'è un calcio di punizione in favore del Napoli.
vediamo De Napoli che sistema la palla. Tutta la Roma si racchiude nella sua area di rigore o nei pressi. Dietro rimane solo Fusi, ecco la punizione di De Napoli, alta, il colpo di testa di Ferrara, alta la conclusione di Ferrara, però molto insidiosa. Secondo colpo di testa consecutivo di Ferrara al termine di occasioni nate da palla ferma o calcio di punizione o calcio d'angolo. Attende Baroni ed è solo, può controllare con calma, all'indietro per Fusi che ha un attimo di incertezza prima di servire all'indietro Giuliani. Carnevale, Comi, altissimo ma molto corto il rinvio di Cervone, comunque c'è un fallo di Alemão ai danni di Giannini, batte la punizione Giannini, ottima lunga per Feller sul quale interviene Ferrara, ha qualche difficoltà il difensore però è bravo ad anticipare il tedesco in calcio d'angolo, secondo corner in favore della Roma. Ferrara finora è bravo nel controllare Feller ed è stato bravo anche poi a operare le azioni più pericolose con due colpi di testa, angolo di Giannini, testa di Alemão, Rizzitelli sbaglia il passaggio, poi Desideri mischia, ancora Desideri, Giannini, fuori il tiro. Si era sviluppata una mischia dopo un intervento di Rizzitelli sbagliato, ma era stato sbagliato anche il rinvio. Ecco che rivediamo l'azione, c'è il primo il colpo di testa di Alemão, poi vedete che Rizzitelli controlla male, ma è sbagliato l'intervento di Crippa e quindi si sviluppa questa mischia con Ferrara che in qualche modo ferma Feller, rimasti a terra incastrati i due, poi il tiro finale di Giannini fuori. Tutto questo al 35esimo minuto e 40 del primo tempo con la Roma sempre in vantaggio per una rete a zero grazie al gol segnato da Antonio Comi al nono con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione di Giannini. Ecco in azione la Roma con Thomas Berthold. Berthold e Feller sono reduci dalla partita vinta dalla nazionale tedesca sulla Finlandia per 6-1, insieme a giocata solo da Feller perché Berthold è rimasto in panchina, e giocata anche dai tre tedeschi dell'Inter. Nela colpisce di testa, poi c'è un intervento di Desideri dopo che è rimasto a terra Giannini, l'arbitro aveva fatto proseguire. Rizzitelli per Di Mauro, Nela, mentre Giannini è stato colpito da una gomitata, Nela butta via la palla perché Giannini è rimasto a terra colpito da una gomitata nello scontro precedente. Ecco che arriva il dottor Alicicco con i sanitari della Roma per verificare le condizioni di Giannini, rimasto colpito nello scontro precedente. L'arbitro aveva fatto proseguire avendo visto forse un fallo reciproco oppure aveva segnato il cosiddetto vantaggio alla Roma che era rimasta in effetti in possesso della palla, palla poi buttata da Nela in fallo laterale proprio per poter fermare il gioco, per far entrare il dottor Alicicco che vediamo inquadrato vicino all'arbitro Magni mentre Giannini si sta rialzando adesso. Vediamo qualche movimento anche sulla panchina della Roma dove ci sono Tancredi, Conti, Impallomeni, Baldieri e Cucciari. Si è rialzato Giannini, la rimessa in gioco è sportivamente restituita dai giocatori del Napoli. Berthold, Manfredonia verso Rizzitelli, in anticipo Baroni, Crippa attaccato da Desideri, collaborazione di Alemão, quindi Fusi. De Napoli avanza centralmente prima di servire Maradona che allarga di nuovo il gioco per Fusi.
viene a sostegno Ferrara, che fa partire questo bel cross sul quale esce in presa Cervone. Alemão aggancia dopo il rinvio di Cervone, servendo subito De Napoli. Anticipo di Pellegrini, poi malinteso fra Pellegrini e Rizzitelli. Trippa a Alemão, De Napoli, Baroni, attaccato scorrettamente da Föller, c'è un calcio di punizione in favore del Napoli. Alemão a Trippa, Maradona, Careca fermato da Manfredonia, quindi Nela, Manfredonia, Nela, Giannini non aggancia, arriva comunque Di Mauro, c'è un fallo su Di Mauro da parte di Careca e c'è il calcio di punizione in favore della Roma. A terra Fabrizio Di Mauro, colpito da Antonio Careca. Ecco che Careca va molto sportivamente e sbaglia Nela in questa circostanza, perché Careca stava andando probabilmente a chiedere scusa o comunque a aiutare, vedete come lo sta facendo adesso, e Nela è intervenuto per allontanare Careca, ma Careca aveva ottime intenzioni. Partita che si innervosisce più per lo stato d'animo dei giocatori. Intanto vediamo che anche Alemão in questo momento si sta innervosendo troppo. Non tutti riescono a mantenere la calma necessaria e soprattutto la sportività necessaria. Alemão all'indietro, Fusi, troppo lungo il lancio di Fusi, controllato nella metà campo romanista da Comi. Ancora Giannini continua ad attardarsi a parlare con l'arbitro, poi Comi all'indietro verso Cervone. Pellegrini, verso Föller, anticipo di Ferrara, controlla De Napoli, evita il fallo laterale, scambia con Fusi, ora è servito Careca, Maradona, su Maradona c'è sempre Pellegrini, c'è un fallo di Pellegrini su Maradona, c'è un calcio di punizione in favore del Napoli. Ha tirato male Maradona, ne ha approfittato prontamente Giannini, gli ha rubato la palla, Alemão lo ha fermato scorrettamente, l'arbitro ferma di nuovo il gioco, assegnando un calcio di punizione in favore della Roma. L'arbitro è puntualissimo nel notare i falli, forse potrebbe essere un tantino più severo con i cartellini gialli. Di Mauro, Comi, appoggia all'indietro a Cervone, sul tentativo di attacco di Carnevale. Vediamo Baroni che spinge i suoi a venire in avanti, colpo di testa di Carnevale, c'è il fuorigioco di Carnevale, il colpo di testa era stato di Alemão e c'era Carnevale in fuorigioco. Ancora all'indietro verso Cervone da parte di Comi. Cervone preferisce il rinvio lungo, anche in una zona dove non ci sono i suoi compagni. Comunque arriva Föller insieme a Carnevale, la rimessa in gioco è napoletana. Fusi lascia che la palla scorra verso Carnevale, poi Bertold va addosso a franare, addosso a De Napoli, battuta la punizione per il Napoli, Fusi, Careca. È sbagliato il passaggio, ne approfitta Föller, Alemão in qualche modo riesce a recuperare, poi c'è Baroni in anticipo che riesce a servire di misura Giuliani, sul quale si era già portato, aveva dirottato la sua corsa
Feller proprio per cercare eventualmente di intercettare un passaggio troppo corto, scatto di Careca che sfugge a Manfredonia. Careca in area di rigore, tiro fuori. Due possibili contropiedi, uno per parte. Modena-Alessandria 3-0 nella Serie C inserita nella schedina del Totocalcio italiano. Colpo di testa di Fusi, Manfredonia, Ferrara, ancora un appoggio all'indietro a Giuliani, Baroni, Maradona, Fusi, Careca, Manfredonia alla meglio, Giannini, Di Mauro, scatto di Nela, Di Mauro a ritarda la prosecuzione dell'azione, poi viene fermato da Fusi, ancora però Manfredonia ferma Careca, mentre è già cominciato l'ultimo minuto del primo tempo. Si riprende con il calcio di punizione, battuto male dai napoletani, ne hanno approfittato i romanisti, viene in avanti Desideri, allarga per Rizzitelli, punta verso l'area di rigore ma si fa fermare da Baroni. Rizzitelli poi riconquista scorrettamente la palla su Crippa, ha battuto la punizione da Baroni verso Maradona. Carnevale, Baroni, Crippa, c'è un fallo di Bertold su Crippa, ancora una mischia e vediamo che esce un cartellino giallo. Probabilmente Bertold e forse anche Crippa saranno ammoniti. L'arbitro convoca sia Bertold che Crippa e vengono ammoniti tutti e due infatti. ...45 minuti e mezzo del primo tempo, già siamo in recupero. Roma 1, Napoli 0. Maradona batte la punizione. Di Mauro, e poi è l'appoggio all'indietro di Comi a Cervone. Salta Feller con Ferrara, Feller travolge Ferrara. La punizione è battuta rapidamente, viene servito Crippa. Non riesce ad andare al tiro Crippa per l'intervento ottimo da parte di Pellegrini, quindi Giannini, Desideri e finisce il primo tempo. Poi c'è ancora una reazione da parte di Desideri e Maradona, ancora rischio di mischia con l'arbitro che interviene. Entra anche il medico della Roma Licicco per cercare di placare gli animi, continuano a spiegarsi Maradona e Desideri e la cosa finisce bene, finisce con un mezzo abbraccio fra Maradona e Desideri. Le squadre dunque tornano negli spogliatoi alla fine del primo tempo, il punteggio è Roma 1, Napoli 0, il gol di Comi di testa al nono del primo tempo sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Giannini con una serie di colpi di testa, l'ultimo dei quali, quello di Comi, ha portato in vantaggio la Roma. Con questo punteggio dunque si va al riposo, a risentirci fra un quarto d'ora circa. La Roma alla destra dei vostri schermi in questo secondo tempo, in vantaggio per una rete a zero con un gol di Comi, ha battuto adesso il calcio d'inizio. C'è una novità nella formazione del Napoli, comunque vediamo subito lo schieramento del primo tempo. La Roma giocava con Cervone, Pellegrini, Nela, Manfredonia, Bertold, Comi, Desideri, Di Mauro, Feller, Giannini e Rizzitelli. Il Napoli con Giuliani, Ferrara, Francini, Crippa, Alemao, Baroni, Fusi, De Napoli, Careca, Maradona e Carnevale. È entrato all'inizio del secondo tempo con il numero 15 Massimo Mauro. Mentre nella Roma non ci sono state sostituzioni.
Vediamo i parziali sugli altri campi di Serie A. Ascoli Bologna 0-0, Cesena Lazio 0-0, Cremonese 1, Milan 0, gol di De Zotti, è stato espulso il milanista Costacurta. Inter 0, Bari 1, Juventus e Atalanta 0-0, Lecce 1, Fiorentina 0, gol di Virvis. Vediamo un'azione di Nela, è troppo corto il passaggio verso Feller che viene anticipato. Poi Udinese 0, Genoa 2, doppietta di Fontolan, Sampdoria 1, Verona 0, gol di Vialli, Brescia 1, Cagliari 0, Cosenza e Torino 1-1, nella Serie C della schedina del Totocalcio Italiano, Dertona 1, Casale 0, Modena 3, Alessandria 0, Avellino Ancona 0-0 in Serie B, Barletta 0, Regina 1, Foggia Catanzaro 0-0, Messina 1, Pescara 0, Monza e Parma 1-1, Padova Como 0-0, Pisa Triestina 0-0, Reggiana Licata 0-0. Un minuto e mezzo di gioco nel corso della ripresa, con la Roma in vantaggio per una rete a 0. Scivola Giannini, ma riesce a servire ugualmente a Feller, che fa proseguire Nela, il cui cross finisce direttamente sul fondo. Circa 27-28 mila spettatori presenti al Flaminio, c'è qualche vuoto sugli spalti, soprattutto nella curva nord e nella tribuna di fronte a quella centrale, nella parte laterale. Aggancia questo pallone Desideri, è sbagliato il suo passaggio che intendeva aprire verso Rizzitelli, recupera la palla però Di Mauro, quindi c'è la collaborazione di Bertold e poi c'è un calcio di punizione per un fallo su Rizzitelli. Battuta la punizione, la Roma viene avanti con Giannini. È sbagliato il passaggio verso i due terzini, la palla finisce a metà strada fra Pellegrini e Nela. Maradona fermato da Pellegrini, in maniera che l'arbitro, che è Luigi Magni di Bergamo, che dirige con la collaborazione dei guardaline Ranghetti e Schiavone, ha giudicato irregolare assegnando il calcio di punizione in favore del Napoli. Palla per Careca, in Ascoli 1, Bologna 0. La rimessa in gioco è romanista. Feller, Manfredonia, Alemão. Di Mauro all'indietro verso Cervone. Le marcature sono rimaste Ferrara su Feller e Francini su Rizzitelli nel Napoli. La Roma ha piazzato Pellegrini su Maradona, Manfredonia su Careca. Manfredonia è tornato in ruolo squisitamente difensivo per questa partita, e Bertold su Carnevale. Ecco un anticipo da parte di Comi, l'autore del gol. Intanto ha pareggiato l'Inter, Inter e Bari 1-1, Inter 1, Bari 1. De Napoli, ecco Mauro che ha sostituito Crippa all'inizio del secondo tempo. Da Mauro verso Careca, sul quale interviene con perfetta scelta di tempo ancora Comi, poi c'è un fallo di Careca su Comi e c'è il calcio di punizione in favore della Roma. Feller. E insieme a lui c'è Giannini, ecco che infatti viene servito Giannini sull'out sinistro. Si fa vedere Desideri,
fa proseguire ottimamente per Di Mauro in buona posizione, gran tiro alto di un soffio sulla traversa, pronta la conclusione di Fabrizio Di Mauro, bella azione della Roma impostata da Feller con Giannini, proseguita da Desideri, quindi il tiro finale di Di Mauro alto sulla traversa, questa azione dopo 5 minuti e mezzo del secondo tempo con la Roma in vantaggio per 1-0. Telecronaca espressamente riservata alle zone di Roma e Napoli, cioè del Lazio e della Campania, oltre che gli sportivi italiani in Nord America serviti dalla Rai Corporation. Da Giannini a Fabrizio Di Mauro. Anticipo da parte di Baroni. Vediamo che nel secondo tempo stanno cambiando le marcature. Ferrara è passato su Rizzitelli. Baroni è passato a far lo stopper, non è più il libero. Ora il libero è Fusi. Nel primo tempo c'era Baroni libero, mentre in questo secondo tempo vediamo Fusi nel ruolo di libero. Baroni in marcatura su Feller, Ferrara in marcatura su Rizzitelli, mentre Francini non ha più un uomo fisso di punta a cui fa riferimento nel gioco delle marcature. Fusi è libero adesso e manca solo Fusi da quell'inquadratura precedente, perché era nel cerchio di centrocampo, tutti gli altri sono avanzati. Per questa punizione in favore del Napoli c'è Maradona sulla palla, ai lati De Napoli e Alemão. Tira Maradona, palla che viene ribattuta dai difensori e poi da Ferrara. Finisce in fallo laterale per la rimessa in gioco di De Napoli. Mauro. C'è un fallo di Nela su Mauro e c'è un calcio di punizione in favore del Napoli. De Napoli tocca a Mauro, ancora verso De Napoli, possibilità di traversone che parte, il colpo di testa da parte di Nela, quindi lottano Feller e Mauro, c'è un fallo del tedesco su Mauro, calcio di punizione in favore del Napoli ancora. Battuto da De Napoli per Alemão, verso Baroni, Baroni controlla bene, calcio di rigore. Il fallo di Desideri su Baroni, calcio di rigore in favore del Napoli. Ottavo minuto del secondo tempo, l'arbitro ha segnato il calcio di rigore a Napoli per il fallo di Desideri su Baroni. Va Maradona a recuperare la palla, mentre ecco, rivediamo l'episodio. L'intervento di Desideri su Baroni, l'arbitro ha segnato il calcio di rigore. Piove qualche oggetto in campo, sicuramente la Roma pagherà milioni di multa per questi gesti. Maradona va a battere il rigore. E siamo ora al nono minuto del secondo tempo. Ecco che sta per partire Maradona per il calcio di rigore. Il tiro di Maradona, il gol. Napoli ha pareggiato al nono minuto, esattamente allo stesso minuto con cui la Roma si era portata in vantaggio nel primo tempo. Roma 1, Napoli 1, ha pareggiato Diego Armando Maradona su calcio di rigore. Terzo gol consecutivo di Maradona in campionato. Tutto è scaturito da un calcio di punizione, quindi un intervento di Desideri su Baroni che si era spinto in area di rigore.
l'aggancio fra il contrasto fra Desideri e Baroni, il calcio di rigore, la trasformazione impeccabile di Maradona. Cervone aveva parato due rigori in questa stagione, ma nulla ha potuto contro il bel rigore di Maradona. Ecco che replica Roma con Feller in area. Feller va al cross, mancata la palla nel controllo da Rizzitelli, e poi c'è un calcio di punizione decretato in favore del Napoli. Sulla palla c'è Alemão, tocca all'indietro a Giuliani. Francini. Carnevale, fallo di Bertold su Carnevale, calcio di punizione in favore del Napoli. Rimane a terra Carnevale e l'arbitro richiama i sanitari della panchina napoletana per intervenire su Carnevale. Undicesimo minuto e mezzo del secondo tempo, in parità al Flaminio fra Roma e Napoli. Gol di Comi per la Roma al nono del primo tempo, pareggio di Maradona su rigore per il Napoli al nono della ripresa. Batte la punizione Francini. Colpo di testa è di Pellegrini, che era stato spinto da Maradona. Battuta la punizione. Desideri. Baroni in anticipo su Feller. Colpo di testa di Maradona. Francini. Bertold. Comi. Verso Rizzitelli, sul quale c'è Ferrara. Rizzitelli si libera di Ferrara, entra verso l'area di rigore, cerca di andare al tiro o al cross, e il tiro cross finisce troppo allungato per diventare un traversone, ma troppo fuori dello specchio della porta per essere un tiro. Azione di Rizzitelli dopo 12 minuti e 50 del secondo tempo. Sul rinvio di Giuliani, colpo di testa da parte di Di Mauro, poi c'è un altro colpo di testa di Manfredoni dopo quello di De Napoli. Feller per De Mauro, un po' troppo lungo, De Mauro viene sbilanciato da Carnevale, va a terra e viene ammonito Carnevale. Nel primo tempo erano stati ammoniti Manfredoni, Bertold e Crippa, adesso viene ammonito anche Carnevale. Entra in campo il medico della Roma, Licicco, ma non ha lavoro da espletare. Si riprende con il calcio di punizione in favore della Roma, per il fallo subito da De Mauro, colpo di testa di Bertold, colpo di testa, poi la rovesciata di Francini, colpo di testa ancora di Nela. Di Mauro all'indietro verso Comi per evitare anche il rischio del contropiede, e poi azione che viene controllata senza il passaggio arretrato a Cervone, viene servito Manfredoni, quindi viene fatto proseguire Desideri. Ancora un po' troppo alta la palla per Rizzitelli, che poi aveva anche spinto verso l'avversario, quindi ci sarà un calcio di punizione, non la rimessa dal fondo. Così è infatti. Francini. Anticipo di Pellegrini. Desideri gira di testa verso Giannini. Cerca la triangolazione per Rizzitelli, sul quale interviene Ferrara. Ancora un calcio di punizione in favore della Roma. Ecco la panchina, vediamo
Gigi Radice sullo sfondo e in primo piano c'è invece Bigon. All'inseguimento della palla c'è anche Careca e proprio Careca fa carambolare il pallone conquistandolo, servendo Baroni, ancora Careca, quindi De Napoli. Intercetta Nela, riprende Baroni, De Napoli. Un suo rinvio è colpito di testa da Manfredonia, ma agganciato da Maradona. Maradona gira un paio di avversari, serve Mauro, sul quale c'è Di Mauro, ecco Alemão, Carnevale, Mauro, si allarga Ferrara, mentre retrocede Rizzitelli, in profondità per Maradona. Era in fuorigioco l'argentino, c'è il calcio di punizione in favore della difesa della Roma. Cervone ha già servito Comi, Giannini, da Rizzitelli a Berthold, Comi invita i suoi a venire in avanti, c'è Berthold con la fianca, Comi serve proprio il tedesco, va via nella posizione di ala destra, fa partire il traversone, colpo di testa di Feller, però poi sul traiettoria non può intervenire nessuno. Si scontrano intanto due giocatori del Napoli per cercare di fermare Feller. Due giocatori del Napoli si sono scontrati, eccoli che sono rimasti a terra. Il tiro cross di Feller non è stato raccolto e deviato da Desideri e da un altro romanista che si erano portati in avanti, mentre due difensori del Napoli, per cercare di saltare insieme a Feller e impedirne l'elevazione, hanno finito invece per scontrarsi. Uno dovrebbe essere Alemão. Ecco l'episodio, il cross di Berthold, e dovrebbero essere stati Baroni e Alemão forse a scontrarsi. Proprio si sono colpiti, probabilmente di testa, con la testa, perché sono saltati cercando l'elevazione. Baroni lo vediamo in piedi, quindi non c'è lui. Comunque l'altro giocatore si è già rialzato. Il Napoli ha già effettuato una sostituzione, facendo entrare Mauro nel secondo tempo, all'inizio della ripresa, al posto di Crippa. E ora probabilmente sarà necessaria un'altra sostituzione. C'è Alemão, giocatore che infatti è rimasto infortunato, e viene accompagnato fuori. Alemão a terra e sta per entrare Corradini. Il Napoli effettua dunque la seconda sostituzione. Entra Corradini al posto di Alemão. Cambio tattico per quanto riguarda Mauro al posto di Crippa, cambio invece originato da un infortunio, quello di Corradini al posto di Alemão. Entra un difensore in più, Corradini è un giocatore che ricopre un po' tutti i ruoli di difensore e anche di sostegno sul centrocampo, soprattutto in fase difensiva. Feller alla ripresa del gioco, viene fermato da De Napoli. Mauro fa viaggiare Corradini, non viene fermato da Giannini. Il cross di Corradini verso Careca, controllato bene da Manfredonia, che favorisce l'intervento di Cervone. Cagliari in vantaggio a Brescia, Brescia 1, Cagliari 2. Viene fatto viaggiare lungo l'out sinistro Feller, sul quale è intervenuto ormai come sempre nel secondo tempo Baroni, che lo controlla in questa ripresa. Da Feller a Nela, Di Mauro gli ribatte il cross che finisce in calcio d'angolo, il primo angolo in favore del Napoli, della Roma nella ripresa, terzo calcio d'angolo. Continuano a piovere oggetti in campo, ma l'arbitro non ha segnato il calcio d'angolo, ma ha segnato il calcio di punizione in favore della difesa del Napoli. E questo ha provocato infatti il lancio di altri oggetti in campo.
Genoa in vantaggio a Udine per 2-1, ha accorciato la distanza Udinese, Udinese 1, Genoa 2. Calcio di punizione in favore del Napoli, batte Mauro, lungo verso Careca, salta bene Manfredoni, colpisce di testa, raccoglie però Carnevale, sul quale c'è Bertold, per De Napoli, per Mauro. Maradona filtra fra due avversari, controlla Comi, il guardalinea segna la rimessa dal fondo. Maradona stava spostandosi per battere il calcio d'angolo. Gli ultimi episodi, le ultime decisioni da terno arbitrale non stanno convincendo i giocatori in campo e questo provoca inutilmente anche qualche protesta da parte del pubblico. Malinteso Rizzitelli, Bertold, comunque Bertold riesce a conservare la palla. Rizzitelli ora fa venire in avanti, c'è Di Mauro, poi viene fermato Pellegrini, riparte il Napoli con Maradona che viene fermato da Di Mauro, ammonito anche Di Mauro. L'arbitro è stato poco severo nel primo tempo quando c'era necessità di intervenire, perché troppi giocatori da una parte e dall'altra erano eccessivamente nervosi, e ora sta invece cambiando registro. È chiaro che queste cose finiscono poi per scontentare pubblico e giocatori, fomentando ulteriore nervosismo. La partita è sempre sul in bilico di tensione. Non tutti i giocatori sono stati in grado di controllare il proprio sistema nervoso. È evidente che la partita è una di quelle considerate ad alto rischio sotto l'aspetto della tensione, dell'ordine pubblico, dell'eccesso di nervosismo. Ancora a terra Maradona, 22 minuti e 50 secondi della ripresa, punteggio di 1-1 fra Roma e Napoli. Adesso Maradona esce dal campo o viene aiutato a rialzarsi e zoppica vistosamente, ma il Napoli non può sostituirlo. Qualora Maradona non dovesse recuperare, il Napoli non può sostituire Maradona perché ha già fatto entrare sia Mauro che Corradini. L'ultima volta che Magni arbitrò a Roma un Roma-Napoli, il Napoli per espulsioni finì in 9 uomini, ma la partita finì ugualmente 1-1. E anche in quella circostanza il Napoli passò in svantaggio e poi pareggiò successivamente. Manfredonia serve Nela. Da Nela verso Desideri, un passaggio un po' sbagliato, ne approfitta Francini. Careca, recupero di Bertold su Careca, quindi Comi protegge l'uscita di Cervone. Di Mauro, Giannini, Di Mauro è stanco, non riesce a mantenere il pallone in campo. La Roma forse ha speso parecchio nel primo tempo, adesso sta pagando sul piano fisico. La rimessa in gioco di De Napoli, un rimpallo favorisce la Roma, la rimessa in gioco di De Mauro per Giannini. Resiste Giannini all'intervento di Corradini, poi però serve al centro dove nessuno si accorge, la palla diventa un passaggio per Carnevale. Azione di Carnevale, gli va incontro Cervone e Carnevale viene fermato dall'uscita di Cervone. Giannini, Nela, Feller, su Feller c'è Baroni. Non supera la guardia dei suoi avversari Feller, lo ferma adesso De Napoli, quindi Mauro. Carnevale,
che parte da molto lontano. Tanto Maradona è rientrato in campo. Fusi. Ancora Fusi verso Ferrara. Comi. Disimpegno su Cervone, quindi Manfredonia, il ritmo calato in questa fase del secondo tempo. Siamo giunti al 25esimo minuto e 50 secondi. Pellegrini. Non filtra la palla di Bertold. De Napoli per Mauro, si allarga Careca. Careca cerca di far proseguire verso Corradini, intervento prima di Bertold e poi di Comi. Da Comi l'azione passa attraverso Di Mauro, quindi ancora una incertezza. Di Mauro servito da Pellegrini. Bertold. Rizzitelli. Cerca di evitare Ferrara, va al cross Rizzitelli, blocca a terra Giuliani. De Napoli. Mauro. Verso Carnevale. Molti spazi si aprono per i giocatori che vengono dalle retrovie, perché le squadre hanno ora la tendenza a chiudersi nella propria metà campo. Mauro cerca spazio sulla fascia sinistra, mette in area, in profondità verso Francini, controlla Comi e la palla carambola in calcio d'angolo. Ma l'arbitro invece assegna la rimessa dal fondo alla Roma. Fermato Pellegrini, riparte Desideri, fermato da Francini, Giannini, Desideri. Buon fuori gioco di Feller. Sul lancio di Desideri in area, Feller in fuorigioco, aveva aggirato l'avversario passandogli alle spalle e non anticipandolo, quindi era finito in offside, battuta la punizione. Sul rinvio di Giuliani attende Bertold e colpisce di testa, la palla inseguita da Fusi, nettamente in anticipo su tutti. Il rilancio di Fusi raccolto da Di Mauro, quindi Desideri, ancora un passaggio sbagliato, ne approfitta Corradini, ma è sbagliato anche il rilancio di Corradini. Brutta fase di gioco, le due squadre sono un po' appagate e soprattutto stanche. Giannini si defila Nela, ma Giannini non lo vede, Nela si era smarcato, viene servito invece Pellegrini. Giannini ancora verso Pellegrini. Bertold ancora. Bertold cerca lo spazio per il traversone, non lo trova, viene fermato poi da Maradona che rilancia Francini. Ascoli e Bologna 1-1. Calcio di punizione in favore del Napoli, mentre ci si avvia ormai a raggiungere la mezz'ora di gioco. Mezz'ora nella ripresa, Roma 1, Napoli 1. Gol di Comi per la Roma nel primo tempo, pareggio di Maradona per il Napoli sul rigore nella ripresa. De Mauro, poi un altro passaggio arretrato di
Nela al portiere Cervone. Molti disimpegni in questa fase di gioco da una parte e dall'altra. Rizzitelli alle prese con Francini, quindi Carnevale. Bertold ferma il napoletano in fallo laterale. Fusi ha salvato sulla linea Fusi nel primo tempo un tiro di Rizzitelli che poteva dare il raddoppio alla Roma. Pellegrini, Bertold, Desideri, Di Mauro, Manfredonia, sempre smarcato Nela, ecco che viene servito Nela. Il pallone era un po' difficile, Nela serve all'indietro ancora Comi che fa ripartire Pellegrini. Lancio di Pellegrini verso Feller, fallo del tedesco e calcio di punizione in favore della difesa del Napoli. Da Giuliani a Mauro. Si perde il lancio napoletano direttamente nell'area di rigore della Roma, dove il più vicino era Careca, che però era staccatissimo. Intanto a Torino Juventus 0, Atalanta 1, in vantaggio l'Atalanta sulla Juventus. Ecco Bertold, Di Mauro, Giannini, Manfredonia, Comi, Bertold. Punta verso l'area avversaria Bertold, non riesce però a servire Rizzitelli, anticipato da Ferrara, quindi Ferrara mette in movimento Maradona, che fa proseguire De Napoli, ancora più avanti verso Careca, bella triangolazione con De Napoli, apertura per Ferrara che entra in area di rigore e fa partire un cross controllato da Comi, quindi da Pellegrini che serve Giannini. Un po' intralciato dall'arbitro, Giannini comunque aspetta prima di servire, ma sbaglia anche lui la mira e Di Mauro ha intercettato, così come poi Giannini ha intercettato, ma Di Mauro lo ferma ancora e va via Di Mauro nella posizione di ala destra, può far partire il traversone, ecco che infatti parte, ma Manfredoni è piazzatissimo e lo controlla al centro dell'area. Adesso c'era solo Careca ed era preceduto da 5 difensori della Roma. Giannini, Desideri, due squadre osano pochissimo, forse non ce la fanno né mentalmente né fisicamente. Bertold verso Föller, ha cerchiato di avversari. Giannini ha un gioco pericoloso ai danni di Di Mauro, c'è il calcio di punizione in favore del Napoli. Di Mauro serve Maradona, Mauro serve Maradona, quindi Careca si libera una volta dell'avversario, poi serve De Napoli, quindi Mauro. Aveva intercettato Pellegrini, ma l'arbitro ha giudicato scorretto l'intervento del romanista. Ancora un calcio di punizione in favore del Napoli sulla tre quarti. Maradona sulla palla. Dietro c'è anche De Napoli, invece parte la parabola di Maradona, esce Cervone, poi colpo di testa di Manfredonia e poi c'è un fischio dell'arbitro che assegna un calcio di punizione in favore della difesa della Roma, ravvisando una scorrettezza da parte di un giocatore napoletano che dovrebbe essere Corradini, che è saltato su Manfredonia, che infatti è rimasto a terra. Era proprio Corradini in effetti il giocatore che aveva commesso la scorrettezza e quindi il gioco è stato fermato. È andato in panchina Baroni per farsi spugnare una caviglia, mentre dalla parte opposta si è rialzato Manfredonia.
e c'è il calcio di punizione in favore della difesa della Roma. 35 minuti 20 secondi della ripresa, Roma e Napoli 1-1. Anche Maradona era andato a chiedere qualche beneficio ai sanitari in panchina. Si riprende con questo lancio ora per Pellegrini, sul quale è intervenuto Francini, che devia in calcio d'angolo ed è il primo angolo della ripresa, terzo in favore della Roma, 3-0 il conto dei corner. Va Giannini a battere. Colpo di testa di Carnevale, attende Di Mauro, tiro carambolato e bloccato poi da Giuliani. Tiro di Di Mauro, era stato deviato da un giocatore del Napoli, la palla si era impennata ma Giuliani l'ha controllata senza problemi. Careca, anticipato da, Pellegrini, Maradona. Di Mauro non trova nessuno a sinistra, quindi deve servire lateralmente Giannini. Bertold, Pellegrini, Feller cerca di evitare un avversario ma trova De Napoli in seconda battuta. Manfredoni anticipa ancora Carnevale, ma anticipa Careca, ma c'è Carnevale pronto in chiusura, va a prestarlo Bertold ma Carnevale lo aggira molto bene. Bertold poi cerca il recupero e i romanisti con Desideri e con Bertold recuperano invece il possesso della palla. Un rimprovero a voce a Carnevale, che è stato ammonito mentre il gioco sta proseguendo. C'è Desideri che effettua questo lancio lungo verso Rizzitelli, preceduto da Ferrara, così come Carnevale dalla parte opposta precede Feller. Feller cerca di inseguirlo, lo ferma in effetti, poi però Francini toglie la palla ai romanisti e comunque Pellegrini recupera. Udinese 1, Genoa 3. Di Mauro, Pellegrini, si tratta di Stefano Pellegrini, fratello del Luca Pellegrini della Sampdoria e fratello anche del Davide Pellegrini che gioca nella Fiorentina. Ecco Comi, Giannini, parte il cross verso Rizzitelli, controllato da Ferrara, nessuno arriva sulla palla che finisce oltre il fondo per la rimessa di Giuliani. 38 minuti e 12 secondi nel corso del secondo tempo, Roma e Napoli 1-1. Sul rinvio di Giuliani controlla Nela di fronte a Mauro. Feller cerca di superare Baroni commettendo una infrazione, l'arbitro la vede, lo punisce con questo calcio di punizione in favore del Napoli. Feller ha avuto poca libertà con Ferrara nel primo tempo, ma forse ancora di meno con Baroni nella ripresa. Probabilmente anche un po' stanco Feller, che ha giocato comunque mercoledì contro la Finlandia, segnando anche uno dei 6 gol. Carnevale evita Desideri, serve molto bene Corradini che si è smarcato, va a tamponare in qualche modo Pellegrini, buon pallone per Careca, bravo Cervone a uscire incontro a Careca e con il corpo devia il tiro insidiosissimo del napoletano Careca, deviando in fallo laterale. Pericolosa incursione del Napoli e bella uscita di Cervone. La rimessa in gioco è del Napoli, da Mauro verso Careca che tenta la rovesciata in palleggio ma non riesce a far partire il suo cross. L'ultimo tocco è poi dello stesso napoletano, quindi la rimessa in gioco è della Roma. Quarantesimo minuto del secondo tempo, verso Rizzitelli che colpisce di testa, salta bene Di Mauro, rovescia De Napoli,
controlla Nela e la palla finisce in fallo laterale per la rimessa in gioco romanista, che lo stesso Nela effettua con la collaborazione di Pellegrini. Ancora Nela che invita i compagni a smarcarsi in avanti, ma sono tutti controllati. La rimessa in gioco ora di Rizzitelli, Di Mauro lotta con De Napoli, Di Mauro riconquista la palla, Nela poi si gioca in un fazzoletto, Ferrara ferma Rizzitelli, c'è un fallo di Rizzitelli, anche Rizzitelli non è quasi mai riuscito a liberarsi dei suoi avversari che sono cambiati, Francini nel primo tempo, Ferrara nella ripresa, Udinese 2, Genoa 3, batte la punizione Mauro, ancora un buon anticipo da parte di Pellegrini, bella la partita di Pellegrini, Danela a Giannini, Giannini attaccato da Corradini, resiste, mantiene il possesso della palla, continua la sua azione per tentare di impostare questa manovra, un lancio in area che si perde assolutamente senza che nessun compagno abbia intuito quello che voleva fare Giannini, o più verosimilmente senza che Giannini avesse individuato bene la situazione. Quarto gol del Genoa, Udinese 2, Genoa 4. Colpo di testa di Di Mauro che subisce una spinta di Maradona, Giannini batte la punizione, ironici applausi del pubblico all'arbitro, Francini ferma Di Mauro in fallo laterale, la rimessa in gioco dello stesso Di Mauro verso Berthold, ancora fischiato un fallo contro Feller nel secondo tempo, ecco che ora Feller viene anche ammonito, non è stata una bella giornata per Feller, non si è mai liberato dell'avversario, forse teme, pensa di essere stato danneggiato dall'arbitro, ora ha continuato a lamentarsi e ha anche subito l'ammonizione. Manfredonia, Berthold, Di Mauro e Feller sono stati ammoniti nella Roma, Crippa e Carnevale nel Napoli. Feller cerca di rubare la palla, Fusi ci riesce, entra in area di rigore, non riesce però a servire i compagni, poi la conclusione è sbagliata da buona posizione da parte di Desideri. Feller aveva rubato una palla a Fusi, battuto il calcio d'angolo, Nela penetra in area di rigore, effettua il cross, messo fuori area. Con calma Di Mauro cerca di servire ancora Giannini, Maradona, sciupata da Desideri, una buona occasione, Di Mauro viene via molto bene, ma poi c'è l'ottimo intervento di Comi che consente a Pellegrini di recuperare la palla. Abbiamo rivisto l'azione di prima con il tiro di Desideri, finito fuori, Nela, Feller, ancora un fallo fischiato contro Feller per l'intervento su Baroni, calcio di punizione in favore del Napoli, è bravo Feller in questa circostanza a non reagire, già stato ammonito, rischiava l'espulsione. Ecco la punizione di De Napoli, Careca tocca la palla quel tanto per farla arrivare a Carnevale, buon pallone per Francini che lo controlla male però e viene poi fermato, ora scatta Desideri, Francini ha avuto una buona palla per il contropiede, l'ha controllata male, Desideri apre per Nela che cerca di velocizzare la manovra romanista, Feller, ancora Feller si scontra con Baroni, calcio di punizione e viene ora ammonito Feller e viene espulso, espulso Feller, mentre adesso piovono in campo oggetti, ammonito anche Giannini per proteste, l'arbitro sta perdendo totalmente il controllo della partita. Giocatori sicuramente troppo nervosi, ma forse l'arbitro
non ha saputo tenere in pugno bene la partita, troppo severo quando serviva invece di essere un tantino più blando e troppo blando quando serviva invece maggiore severità, severo, severissimo nel finale e troppo accondiscendente all'inizio. Questo ha portato i giocatori a... Adesso l'arbitro fa ripetere anche questa punizione, tutti episodi che non fanno altro che innervosire ulteriormente la partita. La Roma finisce in 10 uomini per l'espulsione di Feller, si ribatte la punizione, siamo già al 45esimo, arriva anche Manfredonia, la palla finisce in calcio d'angolo, quinto calcio d'angolo in favore della Roma. Batte Di Mauro il calcio d'angolo. Ecco la mischia che si crea sullo spiovente, palla che finisce fuori, colpita di testa da Manfredonia probabilmente, Manfredonia che rimane a terra Manfredonia, l'arbitro fa intervenire rapidamente i sanitari, c'è stato uno scontro, Manfredonia e un giocatore del Napoli, due giocatori sono finiti a terra nella mischia sugli sviluppi del calcio d'angolo, il quinto angolo in favore della Roma. Gioco ancora fermo, Manfredonia nella mischia, aveva colpito di testa, e rivediamo l'angolo, ecco che il regista Balani ci fa rivedere ancora l'episodio, ecco Manfredonia che salta, sta per prendere lo slancio per saltare insieme a Corradini, colpisce di testa, poi vedete che ricade e nella caduta ha già la mano sinistra sul volto perché è già stato colpito, si è scontrato con qualche compagno o avversario, è già stato comunque colpito prima di ricadere. Ecco Manfredonia che ha un taglio vistosissimo alla tempia, vedete il sangue in abbondanza che sgorga. Ecco il dottor Alicicco con il massaggiatore Rossi che stanno cercando di tamponare la ferita, mentre la Roma ha fatto uscire ovviamente Manfredonia facendo entrare Cucciari al posto di Manfredonia che non può naturalmente riprendere il gioco. Vediamo ancora inquadrato ai bordi del campo un colpo in mischia, si è scontrato con Baroni è ancora in campo, ha una benda in testa ma i compagni lo invitano a uscire, ecco che Baroni sta uscendo dal campo con i sanitari, vediamo Carmando il massaggiatore del Napoli, ecco che sta per entrare Cucciari mentre Manfredonia si è rialzato, vedete che la ferita è ampia, abbondante, quindi diciamo è teatrale, però fortunatamente non sembra che ci siano conseguenze gravi per Manfredonia. La partita finisce male con giocatori feriti, comunque involontariamente, con mischie, con molto nervosismo, con l'espulsione di Feller, e diciamo che finisce male anche un po' per colpa dell'arbitro Magni che non è stato forse all'altezza del compito. Ecco il fischio finale, Roma e Napoli finiscono in parità, 1-1 i gol di Comi per la Roma nel primo tempo, il pareggio di Maradona per il Napoli sul calcio di rigore nella ripresa. Il Napoli dunque resta al comando della classifica prima della prima sosta di questo campionato per la partita di sabato prossimo dell'Italia contro il Brasile a Bologna. Vi ricordo ancora il risultato, Roma e Napoli 1-1, grazie dell'ascolto a voi tutti, buon pomeriggio.